hanno fatto una delibera per tutelarsi loro e dire non è vero che noi non abbiamo prorogato, ma hanno prorogato soltanto il tempo determinato, le partite IVA non ne abbiamo notizie, è vero o no? Ma i reparti chi li prende? Questa situazione incredibile dove per quanto riguarda reperibilità, turni di guardia, se ci devono pensare gli anziani, però al momento giusto devono essere mobilitate le partite IVA, ma chi se l'ha inventata questa cosa? Chi mi segue sa perfettamente qual è il mio punto di vista, io ho pubblicato un paio di articoli su alcune riviste, insomma facendo anche un'analisi partendo dal decreto viaggio, ma qui non mi voglio tediare con questa discussione. Ma questa storia deve finire. Per questo argomento e per gli altri argomenti, l'APEO, le liste d'attesa che non finiscono più perché non riusciamo a fare neanche il lavoro che dobbiamo fare con l'esterno, io ora vi propongo una cosa. In questa assemblea ognuno di noi farà il suo intervento, però non vuole essere, cioè non deve essere una passerella per i sindacati o per... Ora poi dopo, alla fine di questa discussione, voi dovete porci delle domande e noi vi dobbiamo dare delle risposte e insieme dobbiamo trovare delle strategie sindacali per risolvere queste questioni che sono rimaste in sospeso per anni. Io già lo so quello che chiederete voi. C'è gente che su questi argomenti ci sta speculando, vi hanno raccontato cose assurde, qualcuno anche per interessi personali. Qui dobbiamo fare il punto della situazione e vedere quello che bisogna fare, bisogna vedere sindacalmente come dobbiamo agire. Prendo un argomento a caso, l'APEO, la progressione orizzontale, ma non è finita esattamente come dicevamo noi 2 anni fa, esattamente nella stessa maniera. In realtà non c'è uno di questi argomenti dove non è finito come dicevamo noi. Allora a questo punto la pazienza...